Con l'uscita della nuova season regalerò tantissimi pass battaglia per la season 8 di Fortnite. Quindi lascia un like adesso se anche tu vuoi ricevere il pass battaglia della season 8. Qui sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia della season 8 quando uscirà. Se anche tu vuoi avere la possibilità di ricevere un regalo, è molto semplice: iscriviti al canale attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre, se ti va, puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. E se vuoi, mandami la foto, taggami su Instagram, così ti andrò a repostare. All'interno di questo video andremo a parlare della nuovissima season 8 di Fortnite. Andremo a vedere un nuovissimo trailer, delle nuovissime skin e soprattutto dei leaks sull'evento di questa nuovissima season 8 di Fortnite in anteprima. Quindi mi raccomando, guardate il video dall'inizio alla fine. Prima di incominciare, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici. Fate sapere anche a loro tutte quante queste info molto molto interessanti su questa imminente season 8 di Fortnite. Quindi partiamo subito e senza perdere altro tempo, andiamo subitissimo a vedere tutte queste nuovissime informazioni su questa nuova season. Infatti la nuova stagione si sta avvicinando sempre di più e man mano che passano i giorni stiamo ricevendo sempre più informazioni trapelate che ovviamente avremo in questa nuova stagione. Ricordo mancano sempre meno settimane, il 12 settembre in teoria dovremmo ricevere questa nuova season, però prima manca ancora una patch, infatti dovrà arrivare un'ultima aggiornamento e sarà la patch 17.50 e probabilmente questa patch arriverà non prossima settimana bensì appunto l'altra ancora, quindi avremo quest'ultima patch e poi finalmente riceveremo la nuovissima season 8 di Fortnite. Fatemi sapere se vi sta salendo l'hype per questa nuovissima season. Incominciamo subitissimo ad avere una nuovissima skin che arriverà nella prossima season o comunque poco prima della prossima season e questa skin è proprio la skin Ninja Wolf. Infatti ecco qui come si presenta la nuovissima skin Ninja Wolf, che probabilmente sarà la nuova skin del pacchetto Crew di settembre, quindi il mese in cui arriverà la nuovissima season 8. Infatti andiamo un po' a leggere cosa ci va a scrivere questo leaker, e il leaker ci va proprio a dire: la skin Ninja Wolf molto probabilmente sarà il prossimo Crew Pack. Infatti questa skin ha ben due varianti finora: la pelle normale, che è visibile a sinistra, e poi la variante No Fire è visibile a destra. Quindi ecco qui come si presenta questa skin, ed in teoria, secondo le notizie che stanno girando, questa skin potrebbe essere una skin che ogni mese riceverà degli stili diversi. Quindi se rimaniamo abbonati al Fortnite Crew, ogni mese riceveremo degli stili aggiuntivi per questa skin. Quindi è molto interessante, una novità che verrà implementata dal prossimo pacchetto Crew, probabilmente proprio con questa nuova skin, che ricordo che è sempre una skin che viene da quel sondaggio che Epic si svelò proprio un paio di mesi fa, e appunto queste skin di questo sondaggio stanno effettivamente arrivando qui all'interno di Fortnite. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere un'altra news, e questa news è proprio inerente all'evento che ci porterà alla nuova season 8 di Fortnite, perché al termine di questa season 7 dovremo ricevere un vero e proprio evento, stando a quello che ci dicono i file di gioco. Ed infatti all'interno dei file è stata trovata una nuovissima bomba, e probabilmente questa bomba servirà per far cadere oppure per atterrare la nave madre, per appunto sconfiggere gli alieni. Ecco qui l'immagine che abbiamo, ed infatti starete vedendo sicuramente il gameplay a schermo, e questo leaker ci va a dire: uno sguardo alla bomba che è conservata in Corny Complex. Quindi questa bomba dovrebbe trovarsi in teoria a Podere Pannocchia, oppure dove si trova quel bunker dell'ordine immaginario a Podere Pannocchia. Infatti un lato è illuminato mentre l'altro ha una trama chiamata Device Door. Quindi questa dovrebbe essere questa sorta di bomba che sicuramente sarà la protagonista dell'evento finale,
fine ovviamente appunto seguiranno aggiornamenti, però questo è un primissimo gameplay di come si dovrebbe presentare questa nuovissima bomba che verrà utilizzata nell'evento finale di questa season. Infatti probabilmente l'ordine immaginario utilizzerà questa bomba, farà appunto cadere la nave madre e poi la nave madre, come si va a dire anche il Leaker Apex, nella mappa della prossima season 8 dovremo ricevere una nuovissima città chiamata proprio Luogo dello Schianto, e questo Luogo dello Schianto ci fa capire benissimo che sarà il luogo dove la nave madre o un pezzo della nave madre distrutta andrà a cadere nella mappa. Sicuramente sarà una parte molto grande di mappa, magari potrebbe essere anche un bioma, visto che la nave madre è molto molto grande, anche metà della nave madre equivale alla grandezza della mappa, e quindi è possibile appunto che la nave madre andrà a schiantarsi in un punto della mappa, e ovviamente questo punto della mappa sarà proprio il luogo di schianto che ci ha proprio svelato il Leaker Apex. Quindi questa sarà una nuovissima città della prossima stagione ed è anche un nuovo punto di interesse che ci fa capire che l'evento appunto andrà a distruggere la nave madre, l'evento finale di questa season 7. Ma andiamo avanti, perché oltre a questo punto di interesse, ovviamente il Leaker Apex, come già vi ho riportato in un precedente video, ci ha anche svelato altre città che arriveranno in questa season 8. Ad esempio avremo delle piramidi in questa season 8, quindi magari riceveremo qualcosa a tema egizio, e appunto in questa season 8 dovremo ricevere anche appunto il cubo, quindi avremo il cubo o un vero e proprio punto di interesse del cubo all'interno della mappa, visto che il cubo Kevin è ufficiale che ritornerà all'interno di questa nuovissima season. Quindi preparatevi, perché avremo sia delle nuovissime piramidi, avremo sia il cubo e anche il logo dello schianto, quindi avremo un bel po' di cambiamenti alla mappa. Ma non ci prospettano solo questi, sicuramente avremo altre città che verranno implementate nella mappa di questa nuovissima season 8. Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate. Prima di continuare andiamo a ringraziare ben tre persone che mi hanno mandato la foto taggato su Instagram mentre hanno utilizzato, shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste tre persone che appunto mi hanno supportato col mio codice creatore nello shop di Fortnite. E se anche voi volete essere repostati o nei miei video all'interno di Instagram, mandatemi la foto su Instagram oppure taggatemi, così vi andrò appunto a repostare. Ovviamente mentre inserite o shoppate qualcosa col mio codice creatore Daccini all'interno dello shop. Quindi grazie mille a tutte le persone che andranno ad inserire il mio codice creatore. Ovviamente in questo modo potete supportare il canale. Grazie mille ancora i tre ragazzi di oggi. Andiamo avanti, adesso andiamo a vedere appunto un nuovissimo trailer. Questo trailer è proprio della season 8, ovviamente andiamo a reagirci insieme. È un trailer fatto da un utente di Fortnite, un trailer fan made appunto, un trailer concept. Andiamo a reagirci, infatti in questo trailer appunto hanno un po' messo, almeno l'utente che l'ha creato ha proprio messo tutte quante i leaks della nuova season. Ad esempio nuove skin che arriveranno in questa stagione, che al momento sappiamo, come Naruto, Goku e anche altre. E quindi andiamo subitissimo a vederlo. In questo trailer possiamo benissimo vedere appunto un personaggio di Dragon Ball, e come ben sapete Dragon Ball, comunque Goku, dovrebbe essere una prossima skin del pass battaglia della season 8. Infatti dopo questo trailer, che è stato fatto davvero molto molto bene, e qui possiamo anche vedere la skin di Naruto, e come ben sapete anche esso arriverà nella prossima season, dovrebbe essere confermato. Vediamo adesso cosa si fa vedere questo ragazzo che appunto ha creato questo trailer fatto molto molto bene. E adesso possiamo vedere appunto Naruto, anzi tantissimi Naruto possiamo vedere. Ovviamente c'è la corsa di Naruto. Vediamo un po' cosa succede. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se a voi piace. Ricordo sempre che un trailer fan made, quindi ovviamente non è quello ufficiale della season 8, però è fatto molto molto bene. Ecco qui anche Goku che si trasforma, e poi c'è anche ovviamente Naruto. Quindi come detto Fortnite sta proprio collaborando con la casa editrice di Naruto e di Goku, per questo potrebbero arrivare nel prossimo pass. Infatti qui Goku in pratica sta facendo esplodere tutto quanto. Vediamo cosa succede. Ok, un trailer molto molto interessante. Ovviamente diciamo ci sono solamente i personaggi che c'entrano un po' con Fortnite, però il resto attorno non è che c'entri tanto. Però comunque un trailer fatto molto molto bene. Battle Pass, questo potrebbe essere il trailer del pass battaglia. Comunque molto molto bello questo trailer. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, date un voto a questo trailer. Ma ricordo che è semplicemente una fan made, quindi ovviamente non è che ci possiamo aspettare tanto. Per essere una fan made è stato un trailer molto molto interessante. Andiamo avanti, andiamo a parlare appunto del pass battaglia, perché appunto nella prossima season o nello shop o nel Battle Pass potrebbe essere implementato
rivelato una nuovissima skin di pesce secco in versione, diciamo, Halloween. Come ben sapete, la prossima season arriverà comunque in un periodo che si avvicina ad Halloween, quindi sicuramente ci sarà un evento di Halloween nella prossima season. E appunto, secondo molti leaker, potrebbe essere implementata una nuova skin di pesce secco, magari anche all'interno del pass. Infatti, andiamo subitissimo a leggere, e questo leaker ci va proprio a scrivere: Epic potrebbe aggiungere questa versione raccapricciante di pesce secco al gioco ad un certo punto. Ecco qui come si presenta questa versione di pesce secco, e al momento questa skin e file è chiamata Deadfish, quindi questo nome, e questo dovrebbe essere proprio come si presenterà questa nuova skin. Questa skin è sempre una di quelle tantissime skin presenti all'interno di questo sondaggio che vi ho fatto vedere. Quindi questo nuovo pesce secco in questa veste potrebbe arrivare nella prossima season 8 di Fortnite, visto che sarà comunque una season che c'entrerà comunque qualcosa con l'Halloween, visto che Halloween sarà proprio nel periodo che coincide con la season 8 di Fortnite. Ed infine concludiamo questo video con quest'ultimissima skin, che anch'essa potrebbe arrivare nel prossimo pass, perché, come già vi ho riportato in un precedente video, il leaker Hypixel ci ha proprio detto che all'interno della prossima mappa arriverà una nuova città che dovrebbe essere una piramide, e insieme a questa città dovrebbe anche arrivare una nuova skin di una mummia. Ed infatti, vedendo un po' il sondaggio delle skin che Epic ha mandato qualche mese fa, in questo sondaggio possiamo proprio vedere questa nuova skin della mummia, e questa potrebbe essere proprio la skin della mummia che ci ha citato il leaker Hypixel, che arriverà nella prossima season 8 di Fortnite. Infatti guardate qui come si presenta, e questa skin potrebbe essere effettivamente la nuovissima skin della mummia che ci ha proprio svelato il leaker Hypixel, e che arriverà nella prossima stagione insieme alle nuove piramidi e, diciamo, alla nuova città a tema egizio. Fatemi sapere se a voi piace. Comunque questa skin potrebbe essere proprio questa qui, che possiamo vedere all'interno di questo sondaggio. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto all'interno dei commenti voi cosa ne pensate, e se soprattutto se siete in hype per questa nuovissima season 8 di Fortnite, ormai manca sempre meno al suo arrivo. Io spero questo video vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, così anche loro vengono a scoprire tutte quante queste info su questa nuovissima season 8 di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.